è tra le celebrazioni più sentite dai salernitani, non solo dell'omonimo quartiere. Anche la Madonna del Carmine ha dovuto fare i conti con la situazione venutasi a creare con l'emergenza Covid-19, con le indicazioni statali e quelle della Chiesa, che hanno portato alla cancellazione di festeggiamenti e celebrazioni o comunque al loro ridimensionamento. Istituita il 16 luglio del 1251, la festa, che coinvolge il rione Carmine di Salerno, con fedeli provenienti anche da altre città, da sempre è caratterizzata da una solenne processione che si snoda lungo diverse strade della zona, rientrando poi al santuario. Quest'anno però i noti problemi e la necessità di contenere l'eventuale contagio da Covid-19 hanno portato al suo dimezzamento. Confermate invece le sante messe, dalle 6.30 fino alla chiusura delle celebrazioni alle 20, con l'arcivescovo emerito Don Luigi Moretti, ed il solenne pontificale alle 11 con Bellandi, con l'offerta dell'olio della lampada votiva che arde davanti all'immagine venerata dalla Madonna da parte del comune e della provincia di Salerno. Impossibile per l'arcivescovo non far riferimento nell'omilia all'attuale situazione vissuta per il Covid, alla necessità di fare ancora attenzione, ma anche alla ritrovata voglia di incontrarsi di persona con tante incognite ancora da superare. Questo tempo ci mette davanti alla possibilità duplice di crescere nei valori essenziali della vita oppure diventare più, direi, istintivi, regredire a un livello animalesco di difesa del proprio territorio. Allora, oggi noi preghiamo particolarmente Maria perché possa accompagnarci da madre in questo periodo, ripeto, così misterioso, drammatico, faticoso. Ecco, noi vogliamo oggi pregare Maria perché ci protegga, così come ha già fatto, perché la Madonna del Carmelo sicuramente ha vegliato sulla nostra città in questi mesi. Una festa importante per la città di Salerno, lei ricordava, occorre affidarsi a Maria, anche e soprattutto in questo momento, per quanto accaduto in passato e per quanto ancora deve essere vissuto. Questo è uno dei cuori spirituali della città, insieme alla cattedrale, e noi ci affidiamo appunto a Maria perché ci aiuti a sostenere le fatiche di questo periodo con tutta la prudenza, accortezza che ci è richiesta, ma insieme anche con la speranza che non siamo soli e che il Signore insieme a Maria camminano con noi. Maria madre che appunto tiene nel cuore i suoi figli, e le ricordavo anche un momento difficile anche per questa comunità, non c'è la processione ma di fatto Maria va nei cuori di tutti e va nelle case di tutti. Sì, appunto, è una processione che dobbiamo fare spiritualmente nei nostri cuori, stando nelle nostre case, però il Vangelo di oggi appunto ci dice come Giovanni prese nella sua casa Maria, anche noi la prendiamo a casa e quest'anno rinunceremo alla processione. Alla fine del solenne pontificale, la benedizione per tutti i salernitani. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen.